Di misura e con un po' di sofferenza, la Cavese conquista altri 3 punti di platino in chiave salvezza, battendo un Marcianise che di fatto perde il match per una prima mezz'ora di gioco giocata in modo pessimo, soprattutto in difesa. La cronaca: Boccolini opta per il 4-3-3 con Manco, Tedesco e Pozziello a scambiarsi le posizioni sul fronte offensivo. Sull'altro versante, Insigne, Turienzo e Scartozzi tra i titolari nell'elastico 4-4-2 di Stringa. Prima del fischio d'inizio, oltre al solito rito dei calciatori di casa, Alfano deposita in curva un mazzo di fiori in ricordo di Catello Mario. Un'occhiata flash alla parentesi rosa nella terna arbitrale con la signorina Vanessa Mariuccia e la Cavese passa dopo soli 50 secondi. Radi lancia lungo su calcio di punizione, Cipriani sbuca sul secondo palo e fa secco Fumagalli facendo esplodere il Lamberti. È molto distratta la difesa ospite, Turienzo sfiora il bis al decimo, ma il destro non è proprio il suo piede e lo dimostra. 2 minuti dopo, Insigne si incunea a sinistra seminando il panico, ma non trova il tapin vincente di un compagno al centro. Si morde i gomiti pure Schetter al 14esimo, retroguardia casertana immobile, Fumagalli superato, ma sfera alta di poco sulla traversa. Taquino senza macchie, giallo-verdi, allora ci prova Radi alla mezz'ora con un terra-aria deviato in calcio d'angolo. Arriva subito la contromossa di Boccolini dentro Galizia per Di Napoli, gli ospiti rialzano la testa pur distraendosi ancora sul corner successivo senza conseguenze. Dunque Marcianise col 4-2-4 a trazione anteriore e in mischia al 36esimo, la Cavese si salva in calcio d'angolo prima di sprecare solo 60 secondi dopo una ghiotta occasione con Bacchiocchi in contropiede. Chiusura di frazione col tentativo sbilenco di D'Ambrosio al 44esimo prima dell'intervallo. Il secondo tempo invece vive solo di fiammate, botta e risposta dopo 90 secondi è il turno di Insigne che colpisce male tra le belle statuine giallo-verdi. Tomi invece ci prova su punizione al 4° minuto, a Russo spunta letteralmente l'aureola per il riflesso felino. Una telefonata di Manco al 12esimo anticipa di 5 minuti la conclusione di Santarelli che si invola a destra ma non inquadra bene lo specchio della porta. Cavese stanca che arretra pericolosamente il baricentro e dopo una conclusione debole ancora di Manco, minuto numero 24, il Marcianise reclama un calcio di rigore al 27esimo quando Cipriani sbilancia di spalla Pozziello prima dell'intervento di Russo in uscita bassa. Per la Cavese c'è solo una parentesi al 31esimo con la conclusione debole di Maiorano prima della torsione di Turienzo dopo una lunga pausa al 42esimo con riflesso felino di Fumagalli. L'ultima occasione è ghiottissima ancora per la Cavese al 90esimo esatto e capita sui piedi di Spinelli su mezzo liscio di Schetter. La sfera finisce abbondantemente alta. Finisce così 1-0 con 3 ulteriori passi nell'eccezionale cammino degli Aquilotti nella gestione stringata.